Tecmo Saronni in testa al gruppo, ha ripreso Visentini, quindi altro colpo di scena. Saronni, Moser, Kuiper, Fignon, sprint ancora a ranghi combatti per questo gruppetto di una dozzina di corridori, mentre vorrei pregare un po' di calma e di tranquillità alle mie spalle. Ecco, stiamo per assistere allo sprint conclusivo. Vedete Visentini, autore dell'attacco nella discesa del Sanfermo, ripreso. Eccoci allo sprint. Saronni sulla sinistra, Jules nella scia di Saronni. Saronni si volta e Saronni vince secondo Jules, poi Moser, Van de Broek, Vandi, Baronchelli, Grese, e quindi in ultima posizione Visentini. Davanti a lui si è piazzato Kuiper, vincitore del Giro di Lombardia dell'anno scorso. Giuseppe Saronni, il campione del mondo, ha vinto anche il Giro di Lombardia, una classica che gli mancava e che ha vinto alla grande.